Allora, piccola dimostrazione per sciavolare una bottiglia. Tutti quelli che dicono: ah, la bottiglia va ghiacciata, devi ghiacciare il collo, la devi mettere in frigo dalla notte prima. Non è vero niente. Basta semplicemente riuscire a beccare questa linea di separazione, praticamente dove ci sono le due metà della bottiglia che vengono fuse insieme, e riuscire a beccare questo punto sotto il collo, dove si congiunge la linea di unione con il collo della bottiglia. Io provo con una bella cazzuola, vediamo se ce la faccio. Non al primo, ma al secondo colpo, perché ho sbagliato un po' mira, però è venuta bella pulita, bottiglia a temperatura ambiente, anzi era rimasta al sole qualche giorno, come si può vedere, dimenticata da qualcuno gentilmente nel campo. E basta questo, non occorre assolutamente un coltello affilato, anzi basta che ci sia uno spigolo vivo e quello va a creare la linea di frattura. Possiamo vedere, la linea di frattura è bella pulita, anche per tutti quelli che hanno paura dei residui di vetro dentro la bottiglia, non ce ne sono, anche perché questa è una bottiglia che era vuota a temperatura ambiente, se non di più, dato che è bella scura e è rimasta al sole, sarà stata anche calda. Se la macchina mi mette a fuoco sarebbe molto carino. Però come potete vedere la linea di frattura è bella netta, considerate che con uno spumante, uno champagne, tutti i possibili micro pezzetti vengono sparati verso l'esterno quando fate questa operazione, quindi non avete problema. Dal birraio e dalle caprette, ciao, alla prossima! Vuoi dire qualcosa?